pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Weekend conclusivo per i festeggiamenti di San Michele. Si chiude infatti oggi il cartellone di eventi programmati dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero per festeggiare il santo patrono della città con un doppio concerto in Piazza Ginnasio. Alle 20 il concerto della banda musicale d'Alerci, presentato da Giancarlo Sanna, cui seguirà quello dell'associazione canora Novalghè. Alle 22.30 in piazza Pino Piras chiuderà il Gran Gala di San Michele, dal teatro di strada inserito nel Mamma Tita Festival. Sentiamo cosa ci ha detto il presidente della banda d'Alerci, Giovanni Curedda. Stasera la banda musicale Antonio d'Alerci sarà qua presente in piazza San Michele per eseguire un concerto di Alghero in Musica, in algherese Alghè al Musica, dove eseguiremo dei brani in algherese, di cui i cantanti sono Daniele Camule e Maria Dolores Ilanos, che non ha bisogno di presentazioni. Spero tanto che il pubblico sia numeroso, visto anche la ricorrenza del patrono della città di Alghero. Pubblicato dall'assessorato regionale al turismo, il bando per il primo lotto sulla destagionalizzazione dei flussi turistici in Sardegna. La durata del contratto sarà di 24 mesi e le offerte di partecipazione da parte della compagnia interessata dovranno essere presentate entro martedì 24 ottobre. Il budget è piuttosto ampio, quello che la Regione mette sul piatto per i servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione del turismo dei mercati di riferimento. Si parla infatti di 22 milioni e mezzo di euro. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti che si riferiscono ai diversi mercati di destinazione nazionale e internazionale per Cagliari, Olbia e Alghero. Dalla Riviera del Corallo si potrebbe partire per Amsterdam, Barcellona, Londra, Madrid e Parigi, mentre per le rotte nazionali si parla di Napoli e Venezia. E si riparte dal lungomare Dante, lungomare Valencia e dalle vie Gian Miró, 20 settembre Vittorio Emanuele, Lo Frasso, La Marmora, 4 novembre Brigata Sassari, Vittorio Veneto, Sebastiano Satta, Cravaier, Raffaele Sanzio e Caravaggio. Al via da inizio ottobre la terza e ultima fase dei lavori di ammodernamento e efficientamento della pubblica illuminazione di Alghero, dal centro alle periferie fino alle borgate. Dai prossimi giorni l'ATI Zefiro, che gestirà il servizio per 9 anni, riavvierà le operazioni che si concluderanno entro fine anno. Intanto positivo riscontro nel centro storico con la tecnologia LED. I Pirati tornano in studio. A un anno di distanza dalla pubblicazione del primo lavoro discografico masterizzato da Marty Gene Robertson, arriva il secondo album. Angelo Salaris, Antonio Fortunato, Sergio Intellisano e Daniele Luzzoni sono pronti a registrare Livalo. Autoproduzione e sostegno dei propri fan sono i concetti chiave sulla quale la banda algherese si muove. Per la compagnia di crowdfunding, gli artisti algheresi hanno infatti scelto la più importante piattaforma in Italia dedicata alla musica, Music Cruiser. Ora diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Piazza Ginnasio. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E chiudiamo con lo sport. L'algherese Mirko Calisai, portacolori del Sardegna Powerlift, ha vinto a Turnhof i mondiali di powerlifting GPC, di sollevamento pesi nella specialità stacco da terra. A 37 anni, dopo aver dato l'addio alle gare per 2 stagioni, Calisai si è ripresentato sulla pedana della Repubblica Ceca con 208 kg di peso, classificandosi primo nella categoria meno 60 kg, centrando 2 record mondiali in 2 categorie differenti. Inoltre ha conquistato il secondo posto nella classifica assoluta su 200 atleti in gara, che tiene conto del peso corporeo e del peso sollevato. Attorno alle ore 14, Mirko Calisai è stato sentito per noi e vi proporremo la sua intervista.
quindi vi lascio gli appuntamenti per la serata, alle 14 appunto l'intervista con Mirko Calisai, scusate, poi nel corso della serata potete vedere un video colto per strada dal nostro Paolo Canaresu. Si tratta dell'esibizione di un componente del Circo Panico in Piazza Guillot, nel quartiere di Sant'Agostino. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o segnalazione potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!